Il ponte che non c'è più, siamo sull'argine del Vibrato, ossia sulla foce al confine tra Alba Adriatica e Villarosa. Come potete notare, in mezzo al fiume è all'opera una pala meccanica. Da ieri, e praticamente l'operazione viene completata questa mattina, non c'è più la vecchia struttura in legno, struttura realizzata sul finire degli anni 90 ma usurata, insomma, a rischio stabilità. Come programmato, come detto nei giorni precedenti, i lavori prevedono in questa prima fase, come vedete, la demolizione della vecchia struttura in legno con il riposizionamento anche dei supporti. Ovviamente, insomma, c'è il lavoro della ditta incaricata, la ditta di Pescara, che ha vinto la gara d'appalto bandita dal Comune di Martinsicuro, come è noto una spesa di circa 430.000 euro finanziata dalla Regione Abruzzo. La seconda parte dell'operazione prevederà la ricollocazione di una nuova struttura lignea che viene in questo momento realizzata da una ditta specializzata e sarà riposizionata nelle prossime settimane, così come è confermato, auspicato anche dal sindaco di Martinsicuro Paolo Camaglioni. L'operazione dovrebbe essere completata nel giro di un mese. L'obiettivo è quello di andare ovviamente a inaugurare il nuovo ponte ciclo pedonale di collegamento tra le due sponde del Vibrata, tra Alba Adriatica e Villarosa, entro le festività di Pasqua. Intanto, come potete notare, prosegue il lavoro della ruspa. Il vecchio ponte in legno ormai non c'è più, ovviamente appartiene all'album dei ricordi, per voler essere, insomma, un po' tra virgolette, insomma, ricordare il passato. Al suo posto, come detto, insomma, arriverà una nuova struttura.